Si continua a discutere sul futuro delle città al World Urban Forum, la manifestazione biennale organizzata da UN Habitat alla Mostra d'Oltremare di Napoli, un evento internazionale che ha richiamato in città i rappresentanti di circa 150 paesi del mondo per confrontarsi sui temi della pianificazione e progettazione urbana. Nella sala conferenze del Padiglione Italia si è fatto il punto sulla questione delle città metropolitane che dal 1 gennaio 2014 sostituiranno alcune province italiane. Al centro del dibattito, cui ha preso parte il ministro per la funzione pubblica Patroni Griffi, anche i criteri per la definizione dei territori, le modalità di elezione dei rappresentanti istituzionali e il rapporto tra le diverse entità territoriali di cui la città metropolitana sarà composta. La legge contiene gli elementi di flessibilità, in particolare per le città metropolitane, che possano far sì che la loro dimensione sia appropriata al livello di erogazione di servizi che loro sono chiamate a dare. Giochiamoci questa partita perché il futuro delle popolazioni è nelle città ed è in particolare nelle grandi conurbazioni urbane a cui risponde il modello della città metropolitana. Un tema che ha trovato concordi il sindaco di Napoli e il presidente della provincia è quello della piena autonomia finanziaria delle città metropolitane, che avranno compiti e responsabilità maggiori rispetto a quelli degli attuali comuni. Il sindaco De Magistris ha insistito inoltre sulla necessità di una trasformazione istituzionale che sia condivisa da tutte le comunità del territorio. La città metropolitana, anche se degli aspetti della legge francamente sono molto poco convincenti, ma è una legge che io condivido, nel senso la città metropolitana è importante, però deve essere sostenuta finanziariamente. Anche qua voglio cogliere l'occasione per dire che tutti i sindaci del mondo stiamo per stilare un manifesto dei sindaci, tra i punti principali c'è l'autonomia finanziaria dei governi nazionali, quindi il tema a maggior ragione con la città metropolitana si pone in tutta la sua attualità e potenza. Trovo molto molto importante questo forum mondiale che devo dire ci sta arricchendo reciprocamente e alla fine contiamo di stilare questo manifesto dei sindaci del mondo, proprio dove tracciamo le complessità delle nostre comunità ma anche le straordinarie opportunità che si presentano davanti a noi.